Eccoci qua. Allora, noi di questa slide abbiamo utilizzato già questa parte che riguardava gli eventi biografici, no? Cioè la vita di D'Annunzio, abbastanza, come avete visto, movimentata. Qui mi pare che abbiamo commentato sorridendo, guardate, non è stato mai fermo, cioè, quindi un'attività frenetica che lo ha portato a toccare un sacco di posti, no? Non solo in Italia, come vedete. Ecco, a questo punto cominciamo a conoscerlo meglio dal punto di vista io dico sempre scherzando, ma non troppo, del perché si legge D'Annunzio ancora a scuola, no? Ci sarà un motivo. Allora, ovviamente, per noi D'Annunzio è, almeno qui in Italia, forse l'autore più rappresentativo di quell'epoca lì, cioè del decadentismo, nella versione estetizzante, no? Estetica, insomma, no? Cioè, alla Wilde, tanto per capirci. Però è una personalità che a me, come ho detto ripetutamente, sta cordialmente antipatica, e non mi importa che queste mie dichiarazioni saranno registrate, perché è lontanissimo dai miei gusti, però indubbiamente va detto, adesso non vorrei condizionare il vostro giudizio su di lui, non sarebbe giusto, quindi non dirò più che mi sta antipatico. È un personaggio grosso di quell'epoca che sta praticamente a cavallo tra fine 800 e inizio 900, indubbiamente. È un personaggio grosso, ecco, forse dice giustamente la vostra slide, anche grazie al suo talento per autopromuoversi, cioè lui si è presentato come personaggio sulla scena intellettuale e letteraria del nostro paese consapevolmente, cioè proprio ha costruito una sua leggenda, ecco, le famose costole fanno parte di questa leggenda, insomma, no? Quindi ha profondamente influenzato per decenni, fin da quando era giovane, un giovane reporter della Società Bene qui a Roma, ha influenzato la vita culturale, anche politica, no? Vi ricordate la sua avventura durante la prima guerra mondiale, no? Il volo su Vienna, l'avventura scriteriata dell'occupazione della città di Fiume, no? Che è durata quasi un anno. Insomma, è un personaggio che lascia la traccia, lascia un segno. È uno dei primi a cimentarsi anche, pensate, con la pubblicità e anche con la comunicazione di massa. In che senso? Qui il libro non ve lo dice, però insomma lo dico io. Avete presente il grande magazzino che si chiama La Rinascente? Penso l'avete, non so se ci siete mai entrati, ancora oggi c'è, anche qua a Roma. Beh, il logo, diciamo così, non il logo, ma il nome La Rinascente l'ha inventato lui, quindi è stato pagato per questo lavoro. Oppure lui scriveva durante la stagione del cinema muto. Sapete che il cinema muto come funziona? Quando c'è un dialogo, apparivano dei cartelli con le parole dei personaggi che si scambiavano, altrimenti non c'era altro modo per far parlare i personaggi. Ecco, lui scriveva per esempio anche le didascalie dei film muti, ha collaborato a un grande colosso del cinema italiano di quel tempo, che si chiama Cambiria, ambientato nell'antica Roma, e lui ha fatto questi ha collaborato con scrivendo i dialoghi dei personaggi, per esempio. Quindi è uno che ha lavorato consapevolmente anche con gli strumenti, insomma, che la cultura di massa gli dava a disposizione. Quindi, insomma, questo è un aspetto. Quindi, grande imprenditore di se stesso, sì, sicuramente. Secondo aspetto che ci dobbiamo ricordare, ma lui che visione del mondo ha? Vabbè, l'abbiamo già detto, sta detto il decadentismo, no? Ci ha detto l'estetismo, però lui parla qualche volta nelle interviste, anche nei suoi libri, di nuovo rinascimento, esagerato. Cioè praticamente lui vuole fare questa specie di miracolo, no? Da quello che abbiamo detto pochi secondi fa, forse ci riesce pure. Lui vuole praticamente far convivere la tradizione stupenda, no? Della letteratura italiana, addirittura della letteratura latina, con la modernità, con la modernità di una società industriale. Cioè, pur essendo un decadente, lui non pensa che tutto quello che c'è in questo momento, no? Fra fine 800 e inizio 900, sia da rifiutare. Tanto è vero che la pubblicità la fa, il cinema lo frequenta, quindi, insomma, vuole fare sì, vuole far, diciamo,
fare un cocktail fra il meglio della tradizione letteraria italiana e artistica e la modernità in cui lui si trova a vivere. Qualche ismo che ci aiuta tanto nel definire l'identikit di questo signore. Vitalismo. Che vuol dire vitalismo? È tipico di un certo decadentismo. Eh? Beh, il vitalismo vuol dire che, vedete, lui è un uomo d'azione, no? Gli piace molto fare qualsiasi cosa, fare l'amore con più donne possibile, diventare un famosissimo intellettuale, partecipare alla guerra. Cioè, vitalismo. Non è un tifoso di Vidal, cioè, nel senso, in questo caso Vitalismo è una personalità molto estroversa. Io vi consiglio sempre di fare, però fra voi, perché sennò divento noioso, no? Detto di voi, un paragone con una figura sempre del decadentismo italiano che è Pascoli. Qui siamo agli opposti estremi, cioè, immaginate Pascoli che va a fare un volo su Vienna, oppure che va a conquistare la città di Fiume, oppure che ama un sacco di donne, no, tutt'altro, no? Quindi vitalismo, questa voglia di fare, questo non stare mai fermo. Estetismo, vero, estetismo adesso tra poco lo vedremo col piacere, vabbè, sulla falsariga di quello che diceva Wilde, lui dice uno scrittore deve fare della sua vita un'opera d'arte. E lui ci prova, insomma. Quindi il culto della bellezza lo condivide, insomma, con la corrente decadente, chiaramente. Una cosa che ha a che fare sia col vitalismo che con l'estetismo, è quello che si potrebbe chiamare il superomismo. Non so se l'avete fatto Nietzsche in filosofia, mi sa di no, mi sa che lo fate l'anno prossimo. Un filosofo abbastanza controverso, perché addirittura qualcuno dice che ha anticipato certe cose del nazismo, addirittura. Quindi, Nietzsche come filosofo afferma questa cosa: siamo arrivati a un momento dell'evoluzione dell'umanità in cui solo pochi super uomini, ma non Superman, uomini dotati di facoltà diverse rispetto alla grande massa, primeggeranno rispetto alla massa, e quindi sono quelli che sanciranno il passaggio dall'umanità alla superumanità. L'ho banalizzato molto, quindi, e vedete che però sta cosa entra in cortocircuito, il link con il discorso che abbiamo sentito fare tante volte, no? Da Baudelaire, da Rimbaud, anche il fanciullino di Pascoli, no? E cioè che l'uomo di cultura, lo scrittore, il poeta, è un passo in più di tutti gli altri. E Wilde pure ha detto che chi sa gustare la vera bellezza oggi? Solo un uomo colto che conosce la bellezza la adora. Quindi, superomismo lo direi, lo metterei in collegamento con D'Annunzio, no? Che tenete presente, D'Annunzio è una specie di spugna, no? Che assorbe tutte le novità che possono fare comodo al suo personaggio, no? Quindi lui legge Nietzsche e lo traduce secondo le sue occasioni, diciamo così. Quindi superomismo vuol dire sentirsi, no? Lui lo traduce così, sentirsi più in alto della grande massa. E questo poi lui lo traduce brutalmente anche in politica, come vedremo, è un antidemocratico per eccellenza, D'Annunzio. Quindi però io lo collegherei anche al vitalismo, no? Cioè, proprio questa sua voglia di fare, forse testimonia il fatto che lui, no, è tra virgolette, un superuomo, no? Un uomo che è arrivato a essere più grande, più coraggioso, più forte, più amatore degli altri. Quindi vitalismo, estetismo e superomismo, secondo me, formano una specie di triangolazione che trovate dentro questo signore. Poi ovviamente stiamo parlandone solo in sede teorica, poi queste cose le vedremo emergere con molta forza dentro la sua produzione. Ecco, politicamente parlando pure lui ebbe, come detto prima, un grosso ruolo, no? Prima ai tempi per esempio della conquista della Libia e poi anche dopo, durante la Prima Guerra Mondiale, in quale casella lo metteremmo? Tra i nazionalisti, quelli che dicono, cioè il nazionalismo, ragazzi, qui in Italia nasce col Risorgimento, no? Quando noi andavamo in cerca di un'unità nazionale, e tutto sommato quello è il nazionalismo, tra virgolette, buono, no? Cioè sentirsi italiano, finalmente dopo tanti secoli di soggezione alle potenze straniere, a divisione politica, beh, noi italiani ci mettiamo tutti insieme, la mia patria, l'Italia, ok? Poi c'è un nazionalismo tipicamente novecentesco che invece mi
mi azzardo a definire cattivo, tra virgolette, perché qual è il corollario? Io sono fiero di appartenere a un paese come l'Italia e quindi l'Italia deve primeggiare su tutte le altre nazioni. Come potete pensare, se tutti ragioniamo così, se in ogni nazione c'è un nazionalismo di questo tipo, si va poi alle due guerre mondiali, no? Come puntualmente, ahimè, succederà. Quindi ecco, questo ingrediente qui purtroppo a livello politico D'Annunzio lo condivide con tanta gente, però lui è particolarmente efficace nella propaganda, no? È uno che appunto organizzava, quando ancora eravamo in bilico, se partecipare o no alla prima guerra mondiale, lui organizzò delle grandi manifestazioni di piazza, parlò, poi lui sapeva parlare, no? Per agitare le folle, per chiedere l'ingresso dell'Italia in guerra. Un interventista, tanto per capirci. Fece di peggio dopo, forse ne abbiamo parlato già un paio di giorni fa. Quando nasce il fascismo, lui sente quasi un'affinità. Qui entra in gioco, no, il superomismo, il nazionalismo. Beh, il fascismo sicuramente nasce da una costola, tanto per capirci, da una costola del nazionalismo. Guardate poi la parabola di Mussolini, no? La partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale a fianco della Germania nazista, insomma, peggio di così. Quindi lui si sente immediatamente vicino al fascismo, cioè ne condivide alcuni, insomma, il culto della forza, il culto dell'azione fino a se stessa, spesso l'antidemocrazia, eccetera, l'antiparlamentarismo. E però poi avete visto che viene trattato un po' male poi dal regime, perché viene allontanato, insomma, dai luoghi dove poteva competere con Mussolini, e quindi lui si rifugia, vi ricordate, in quella sua villa sul lago di Garda, dove trascorre abbastanza malinconicamente gli ultimi anni di vita. Ok? Quindi questa è un po' la figura e le idee, l'abbiamo esplorate abbastanza. Ecco, i motivi per cui, tanto per chiudere il cerchio, no? Ancora oggi sui libri di scuola D'Annunzio lo trovate anche in forze, è perché è una figura divisiva, come si dice adesso, no? Può anche non piacere, però sicuramente ha segnato un'epoca abbastanza lunga della nostra storia culturale, eh? E non sempre male, quindi attenzione. Allora, dicevamo, abbassando lo sguardo alla parte appunto inferiore della slide, che è quella che poi per noi è la ciccia, no? Praticamente c'è insomma, la produzione, no? Praticamente. Ecco, c'è questo sogno di coniugare il presente e il passato, no? Abbiamo già detto, in tutte le sue poesie c'è un grosso richiamo alla tradizione, addirittura ragazzi, alla tradizione latina, pensate un po' che roba, e però lui non si stacca mai dal fatto di partecipare poi alle vicende della storia presente. Questo è il nuovo Rinascimento, no? Anche il Rinascimento, vi ricordate, l'anno scorso ne abbiamo parlato, recuperava la cultura classica, però l'attualizzava, no? E quindi lui c'ha in mente, con le sue opere, di fare una cosa del genere. Ecco, sicuramente è stato importante, come abbiamo detto prima, l'incontro con l'opera di Nietzsche, il famoso superuomo, no? Sicuramente è stato importante il fatto che lui captò il fatto che in Europa stesse andando molto di moda la figura dell'esteta, beh, Wilde, Dorian Gray, il ritratto di Dorian Gray, insomma, per capirci. L'esteta per lui è, come abbiamo già visto, uno capace, al contrario di tutti gli altri, di gustare la bellezza. Insomma. Quindi è un isolato dalla società, che poi lui tanto isolato non era per niente, insomma, chiaramente. E quindi, vabbè, superomismo di D'Annunzio, ecco, l'abbiamo già detto, è pericolosamente vicino poi, no, al fatto, io sono un esteta, mi sento un superuomo, come dice Nietzsche, e quindi sono destinato a dominare la scena, no? E possibilmente il mondo attraverso anche lo strumento della politica. In questo caso siamo in presenza delle opere che noi non leggeremo, ci sono delle opere in cui si teorizza proprio, no? Il fatto che pochi sono destinati a dominare i tanti. E questo, insomma, per noi ci fa drizzare un pochino i capelli, diciamo così. La cosa buffa che io poi proverò a farvi fare quando leggeremo i primi passi del piacere, che insomma possono anche destare un'ilarità, perché usa un linguaggio assurdo D'Annunzio,
nel senso che usa termini passati di moda, raffinatissimi, eleganti, tratti dalla tradizione letteraria. Cioè, il piacere non è scritto così come si parlava nel 1889 in Italia, ma per niente proprio. Quindi è sempre questo suo schiacciare l'acceleratore sul fatto che io, raffinato cultore del linguaggio letterario anche del passato, me lo ripresento praticamente perché sono figo, scusate il termine veramente banale, diciamo così, no? Quindi la lingua di D'Annunzio è quanto di più lontano, per esempio, ecco, stavo dicendo che vi volevo proporre questo giochetto, da Verga, assolutamente, ma anche da Pascoli, eh? Insomma, con Verga si capisce la distanza, no? Verga appartiene a un altro movimento letterario che è il verismo. Tra l'altro, ecco, lo sforzo da fare è capire contemporaneo a D'Annunzio. Cioè in Italia quando D'Annunzio pubblica Il piacere, poi adesso avremo il piacere di conoscere, Verga ha pubblicato da qualche anno Malavoglia, quindi stranissima cosa, no? Quindi noi li abbiamo letti a distanza di tempo, ma sono vivi nello stesso momento. Quindi questo era un po', come vedete ci ha portato via un po' di tempo, ma questo era quasi obbligatorio. Cioè, la presentazione d'Annunzio è complessa, un autore dalle molte facce, diciamo così. Introduco solo velocemente il piacere e poi ci fermiamo. Eh? Dunque, il piacere è in assoluto il primo romanzo di D'Annunzio. Se non sbaglio, pensate, ed è il suo primo grande successo letterario. Aveva già scritto poesie, però sapete, di poesia non si vive, diciamo così, a livello di vendite. E il piacere, quindi, invece, è il suo primo grande successo. 1889. Guardate, mi pare che lui abbia 26 anni, quindi ancora giovane, eppure già pubblica una cosa che anche qui può anche non piacere, però è perfettamente costruita, insomma. E un successo di pubblico straordinario, perché per la prima volta si affrontano temi che la letteratura italiana non ha mai affrontato. L'erotismo, una figura femminile, no? Come abbiamo detto, la donna fatale, gli ambienti di lusso. Cioè, questo piace molto a una grossa fetta del pubblico italiano. Diciamo che il piacere è stato forse il primo best seller della letteratura italiana, cioè un libro che ha venduto tantissime copie. Contentissimo D'Annunzio che doveva sostenere, no? Un tenore di vita elevato, no? Di che si tratta? Oh, intanto mettiamoci un bel cappelletto. Il piacere viene sempre definito da tutti i libri di storia, di letteratura, come forse il romanzo più rappresentativo del decadentismo italiano. E ok, quindi detto c'è tutto, eh? Estetismo, sumeromismo, bla 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 bla. Però in effetti il piacere racconta una storia che è praticamente la storia della crisi di un esteta. Cioè del fatto che lui dice sì, io sono un esteta, però, come vedremo poi leggendo un paio di cose del romanzo, siamo sicuri che questi sono gli occhiali che mi permettono di essere, di vivere una vita sincera, genuina, cui posso esprimere veramente me stesso? La risposta finale sarà no, come vedrete. Quindi c'è una specie di crisi dell'estetismo. Incredibile, ma vero, no? Andrea Sperelli, che è il protagonista di questo romanzo, è un esteta. Moltissimi ci hanno voluto vedere una specie di autoritratto di. Una scusa. Io, sì. Va spostata. Arrivo. Prima o poi dovrà succedere. Non mi ricordo dove sono rimasto, però insomma, no, stavo dicendo, è il romanzo sì del decadentismo italiano, perché poi Andrea Sperelli, insomma, è tipico esteta, quindi per carità, va benissimo. Però nello sviluppo della storia l'estetismo viene messo in crisi, insomma, no? Quindi Andrea Sperelli non si sente pienamente realizzato da questo suo ideale di vita. Poi vediamo perché, ovviamente. Un accenno alla trama, anche se poi alla ripresa. Dopo la ricreazione partiamo proprio da lì. Tenete presente che Andrea Sperelli vive una storia che lo porta a oscillare fra due modelli femminili, diciamo così, di donna. Una
si chiama Elena Muti ed è praticamente la donna fatale, sensuale, appartenente all'alta borghesia, è la passione erotica, è il corpo praticamente. E invece verso la seconda metà del romanzo appare un'altra tipologia di donna, Maria Ferres, è la donna pura, candida, assolutamente sembrerebbe spirituale, no? Lontana, l'anti-Elena praticamente. Quindi Elena e Maria incarnano due modelli, no? Di personaggio femminile completamente diversi. Prof, scusi, ma mi hanno chiamato per andare al CivesApp. Vai, tranquilla. Va Buon bene. lavoro. Ciao, ciao. Grazie, arrivederci. Ciao, ciao. Come dicevamo all'inizio, insomma, è una storia di una sconfitta, come diceva la slide, esistenziale di Andrea, cioè che ha sempre vissuto, no, volendo incarnare questa funzione, questo ruolo, questo personaggio dell'esteta, ma poi vede che in fondo questo personaggio è basato sulla finzione, sulla non, anche sulla difficoltà di avere relazioni vere con, ecco, appunto, a proposito di donne, con le stesse donne, insomma. Analisi psicologiche, ovviamente, perché il decadentismo è la corrente praticamente letteraria che comincia a esplorare in profondità, insomma, i pensieri dei personaggi, naturalmente. E vabbè, qui poi c'è uno squillo di trombe finale della vostra slide, dice, vabbè, in pratica siamo in pieno, pur documentando la crisi di un esteta, però siamo in pieno estetismo decadente, come si respira da tutte le parti d'Europa. E ecco, questo potrebbe essere un merito di D'Annunzio, no? Se vogliamo. Cioè, fa entrare dalla porta principale nell'ambiente letterario italiano qualcosa che è nato lontano dall'Italia, no? Teoricamente dalla Francia, dall'Inghilterra, e però con il piacere e con tutta la sua produzione, poi lui è un po' il tramite tra questi ambienti internazionali e il nostro sistema culturale. Se vogliamo, è un merito pure questo. Va bene, noi ci fermiamo qui e vi faccio anticipare un attimo. Non siete impazienti di tuffarvi in questo gorgo del piacere, torbido, sensuale, estetizzante. Vabbè, allora qui no, l'unico problema è che, ma il problema risolto però, è che inspiegabilmente il vostro libro, lo dico sempre ogni anno, infatti lo cambio così impara, non mette il primo capitolo del Sapore di Promessi Sposi, del piacere, che invece è importante perché insomma ci fa prendere le misure, intanto è già moltissimo rispetto al personaggio protagonista che è Andrea Sperelli, cioè, quindi lo so, dovevo andare a prendere un'altra edizione che poi tra l'altro apro una parentesi, è quella che voi comprerete prossimo anno in quinta, quindi cominciate a impratichirvi della grafica. Allora, brevissima introduzione del romanzo, l'abbiamo già fatta in qualche modo, però c'è una curiosità che volevo proporvi, e poi la trama, no? La trama, insomma, vista un po' meglio, in effetti. Abbiamo solo parlato del triangolo Andrea, Elena e Maria, però come si muovono non si capisce. Questo libro vi sottolinea che D'Annunzio, quando pubblica sta roba, c'ha 26 anni, che insomma è un'età ancora giunto giovane. Primo romanzo. Un critico che si chiamava Giuseppe Primoli affermò all'uscita di questo romanzo, aperte virgolette, il romanzo italiano più notevole dopo I Promessi Sposi. Porco Giuseppe, immaginate come si sentiva Verga, dico, ma come, me la voglia, fanno schifo. Vabbè, tanto per dirvi quanto era stato bravo D'Annunzio, no, a proporsi come autore di un romanzo assolutamente nuovo, no, dirompente. In effetti, vedete questo titoletto, no, romanzo rivoluzionario, appunto, in effetti. Vediamo in che senso. Allora, caliamoci direttamente nella storia, insomma, mi rendo conto che sarebbe bello leggerlo tutto, ma insomma, ci accontenteremo di questa trama che ricostruisce abbastanza dettagliatamente, insomma, quello che succede nel romanzo. Andrea Sperelli, chi è? Un dandy. Vi ricordate che il termine che utilizzavamo per Oscar Wilde, no? Dandy è l'esteta.
colto, raffinato, appartiene a una famiglia dell'antica aristocrazia, quindi meglio di così. Viene da un'adolescenza, prima giovinezza, passata solo insieme al padre, come leggeremo oggi, perché la madre è stata abbandonata dal padre, in giro per il mondo, quindi ha alle spalle tanti viaggi, tante esperienze. Finalmente si stabilisce dove? A Roma. E la cosa parte dall'ottobre del 1884. Quindi vedete, più o meno è un romanzo che viene ambientato nella contemporaneità, no? Perché esce nell'89. D'Annunzio immagina questa storia che si svolge solo 5 anni prima. Primo amore a Roma, primo amore in assoluto, cioè lui appena fa un'esperienza sentimentale, attenzione però, perché non disgiungetela mai, ma anche erotica, cioè la prima donna con cui fa l'amore è Elena Muti, giovane vedova, corrotta e sensuale, addirittura. Quindi donna assolutamente spregiudicata, anche lei appartenente all'alta aristocrazia, l'aristocrazia insomma romana. Che vuol dire corrotta? Beh, insegue i piaceri più trasgressivi, quindi inghiotte, no? anche Andrea, avvia anche Andrea su questa strada. Però un anno dopo, nel marzo dell'85, scompare, cioè la lascia praticamente, scompare nel nulla, e lasciando Andrea, che era assolutamente dipendente da lei, no? Dal suo corpo, dal suo fascino, dalla sua bellezza, dalla sua capacità di seduzione, rimane disperatamente solo, e a questo punto si butta nei piaceri più sfrenati. Voi immaginate un romanzo del 1889 che descrive anche qualcosa di interessante, diciamo così, per questo anche il successo di pubblico, in che modo affoga la sua disperazione, insomma, seducendo una donna dopo l'altra, cioè c'ha un sacco di avventure amorose. Riesce a dimenticarla Elena? Ma no, ovviamente no, però insomma si dà molto da fare. E pesta i piedi al marito di una di queste donne che lui insomma conquista. Lui viene sfidato a duello, a quei tempi si usava ancora, era una pratica però assolutamente illegale. Ci si vedeva con testimoni, avete mai visto nei film, no? Quindi a spadate, un duello, rimane ferito anche abbastanza seriamente, così impara a rompere le scatole alle donne degli altri, e trascorre la sua convalescenza in una villa sul mare di una cugina. Ecco, attenzione, qui c'è la cerniera del romanzo, perché praticamente qui, ospite della cugina, insomma, una bella villa, appunto, una zona marittima, diciamo, sulla costa, conosce Maria Ferres, moglie di un ambasciatore, ecco, pure lei è purtroppo impegnata, però è proprio l'anti-Elena, cioè, nel senso che non è una brutta, ma no, sembra assolutamente lontana dai piaceri della carne, quindi è molto spirituale. Lui incredibilmente, incredibile ma vero, viene attratto proprio da questo che è l'opposto della sua vecchia donna, della sua antica amante, e inizia a corteggiarla. Guardate che dice... Gli ispirava, ecco, già cominciamo a intradigirci sul modo di scrivere di D'Annunzio, gli ispirava un senso di devozione e di sommissione altissimo. Cioè, questa donna, il fascino di questa donna dove stava? Allora il suo essere quasi inavvicinabile, no? Intoccabile, inespugnabile. Lui che ne aveva conquistate tante, questa sembra proprio non alla sua portata, e quindi si sente, come dire, in imbarazzo, no? Quasi... pronto a fare di tutto per averla. Inizia a corteggiarla, ma ovviamente, come prevedibile, Maria non gli cede, gli resiste, lo farà dopo. E però nel dicembre dell'86, ancora un anno, Elena torna a Roma, incredibile, riappare. Mentre lui sta corteggiando Maria, riecco Elena, solo che si è sposata in questo anno con un nobile inglese, te pareva che si è sposata con un operaio metalmeccanico, insomma, impossibile. E quindi qui c'è la crisi di Andrea, cioè lui è diviso fra il ritorno a Elena, chi se ne frega che è sposata, la morale non fa parte del panorama di un esteta, no? Come lui, cioè, se lei ci sta magari, insomma, e invece questo fascino strano per Maria, che alla fine gli ha ceduto, quindi dopo molti mesi di corteggiamento, poi lui ha preso anche Maria a
fatto l'amore pure con lei, però a questo punto non sa che strada prendere. Ci pensa il caso, ci pensa il caso praticamente, perché intanto il marito di Maria, che era un ambasciatore, viene sorpreso a barare al gioco, e quindi per non rischiare problemi giudiziari praticamente deve andare via da Roma, e si porterà presso anche Maria chiaramente, e Maria è molto gelosa di Elena chiaramente, questo si può anche capire, diciamo così. E l'episodio finale culminante praticamente è questo: Elena non è più raggiungibile perché è ormai sposata, è una donna che ha messo giudizio, e Maria, come si salutano Andrea e Maria, che sta per andare via appunto a seguito del marito ovviamente, come fanno? Fanno l'amore per l'ultima volta, bellissimo, però sul più bello, perdonatemi questa che potrebbe assomigliare a una volgarità, sul momento dell'orgasmo, diciamo così, lui si lascia sfuggire il nome di Elena. E lei, secondo me, non ci rimane tanto bene. Infatti, sentite quel passo, no? Lui ha detto già in preda al piacere Elena. Un gran silenzio le vuotò l'anima, cioè Maria si sentì così. Le si aprì dentro uno di quegli abissi in cui tutto il mondo sembra scomparire all'urto di un pensiero unico. Cioè, vabbè, fra noi quindi non c'è mai stato niente di serio. Se tu pensi sempre a lei, anche in questo momento, dovrebbe essere il nostro addio, tu hai pensato a lei, mentre insomma. E Maria scappa e lui cerca di trattenerla in vano, lei invece va via, non si vedranno mai più. Ultimo capitolo, visto che questo libro ce lo racconta. È indicativo del precipitare della crisi di questa esteta, cioè non ha saputo imbastire uno che è un rapporto d'amore autentico con nessuna delle due donne che hanno rappresentato qualcosa nella sua vita, quindi lui va in crisi. E la scena è molto bella, se ci fosse qualcuno che girasse un film sarebbe molto bella, perché lui si aggira da solo nel palazzo nobiliare che è stato dell'ambasciatore di Maria, i beni di quella villa per risarcire chi ha perso al gioco col marito di Maria, che però imbrogliava, vengono venduti, quindi immaginate questi beni che sono già impacchettati, mobili, argenteria, oggetti preziosi, e lui assiste a questa scena della svendita di tutta sta roba, aperte virgolette, provando una orribile stanchezza. Ecco, vedete l'esteta, dice, beh, ma che vita sto facendo? Una stanchezza così vacua, cioè vuota, no? E disperata, che quasi pareva un bisogno fisico di morire. Beh, una sconfitta, no? Per chi voleva godersi la vita, un esteta. C'è invece il naufragio, no? Praticamente. Bene. Finalmente però leggiamolo, no? Perché leggetevi forte, perché D'Annunzio c'ha uno stile... Non è difficile, perché usa delle parole assurde. E vediamo. E vediamo un po', eh? Dunque, la trama come ve l'ho raccontata io praticamente è in ordine cronologico, no? Da quando lui arriva a Roma dopo tutti i viaggi dell'adolescenza e della prima giovinezza fino insomma all'ultimo capitolo che abbiamo visto. In realtà il romanzo, pure questo fu una specie di novità, comincia, come si dice in termini tecnici, non so se l'abbiamo già usato questo termine, anche l'anno scorso, non lo so, in medias res, cioè cose già partite. Praticamente Andrea, siamo già a metà della vicenda, cioè Andrea Spadelli arriva, sta aspettando a casa sua che arrivi Elena, che è improvvisamente ricomparsa dopo un anno di assenza, no? Dopo che l'ha abbandonato, e lui vorrebbe riprendere questa relazione, però capisce che è sposata. Però ecco, in questo momento in cui D'Annunzio, come una specie di, ricordate le digressioni di Manzoni, no? Vuole presentare il personaggio, anche perché è il secondo capitolo, quindi stacca un attimo la spina dagli avvenimenti. Vedete, voi immaginate questo Andrea in attesa febbrile del ritorno di Elena, che sta aspettando questo appuntamento, e intanto D'Annunzio dice: volete sapere chi era insomma questo signore? Vediamo. Sotto il grigio diluvio democratico odierno, diciamo bene, che molte belle cose e rare sommerge miseramente,
va anche a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizione familiare d'eletta cultura, d'eleganza e di arte. Bon, tuffo nel decadentismo italiano, non so se ve ne siete accorti, cominciate a notare perché ci sarà da tenersi a galla, che è sto grigio diluvio democratico odierno? Ma è una cosa politica? Cioè, sì e no, che è il grigio diluvio democratico? Vuol dire che nella società italiana hanno preso, mi pare che c'era una nota che c'era una specie di piccolo elenco, no, no, vabbè, qui nell'analisi mi pare, guardate, ci arrivo, ecco, vedete? Questa condanna della democrazia, ma è una condanna politica? Sì e no. Diciamo che forse qui democrazia è intesa come prevalere nella società di figure sociali che prima non contavano niente. Quando l'aristocrazia era importante, la borghesia voleva poco. Quindi vedete, per esempio, commercianti, industriali, professionisti, tutta gente che pensa solo ai soldi e non è capace più di gustare la bellezza. Sta roba abbiamo sentito dire già, io direi, dal romanticismo in poi, no? Quindi ecco, c'è subito uno schieramento, no, da parte di D'Annunzio, o quantomeno da parte della voce narrante, contro la piega che ha preso la società italiana e non solo. Cioè, ha visto l'emergere di classi, la borghesia, no? Affamate di soldi, ma i valori del bello. E vedete, infatti dice... Insieme a tante belle cose che rare, preziose, questa marea, questo diluvio democratico ha anche sommerso praticamente una tradizione di cultura, no? Di eleganza, di valori che si attribuivano all'arte. Una specie di marea che ha sommerso tutto il bello. Ma questo è tipico dell'estetismo, no? Anche Wilde lo diceva, no? Non so se avete notato già un linguaggio particolare, tradizione, queste troncature, o special classe, fa parte del gioco. A questa classe, cioè quella che è scomparsa, quella che purtroppo è stata sommersa, che io chiamerei arcadica, perché rese appunto il suo più alto splendore nell'amabile vita del XVIII secolo, quando c'era l'Accademia dell'Arcadia, no? Non l'abbiamo vista, ma l'Accademia dell'Arcadia era un'associazione di scrittore che coltivava la tradizione letteraria anche antica, appartenevano gli Sperelli. Oh, ecco qua. Quindi Andrea fa parte di una famiglia che ha fatto parte invece di questa tradizione aristocratica. Sono nobili, quindi sono quelli che ancora adesso si stanno reggendo forte, ma rischiano di essere travolti dalla società nuova che si è formata. L'urbanità, l'atticismo, l'amore delle delicatezze, la predilezione per gli studi insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la galanteria raffinata, erano nella casa degli Sperelli qualità ereditaria. Alcune cose non si capisce che vuol dire. L'urbanità, che è il modo di sapersi comportare in pubblico come si deve, no? L'educazione, sì. L'atticismo, qui dice la vostra nota, sempre comportamento, sempre, no, allineato con l'eleganza, no? L'amore delle delicatezze, insomma, studi insoliti, la curiosità culturale, l'archeologia, insomma, tutto quello che potrebbe far parte, insomma, dell'amore per il bello, no? Era proprio, lui l'aveva assunto come attraverso il DNA degli Sperelli, quindi lui era uno Sperelli, e gli Sperelli sempre così erano stati. Qui ho tagliato brutalmente un pezzo che non ci interessava e proseguiamo. Il conte, sentite come si chiama questo qui, il conte Andrea Sperelli Fieschi Dugenta, c'è un sacco di cognomi, unico erede, proseguiva la tradizione familiare. Egli era in verità l'ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione di una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente di una razza intellettuale. È già abbastanza antipatico, vabbè, non lo devo dire. Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studi vari e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò fino a 20 anni le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna,
Cioè, non è andato a scuola lui, no? Il padre gli ha insegnato quello che doveva sapere. Senza restrizioni e costrizioni di pedagoghi, ecco, senza bisogno di maestri, professori che lo avrebbero. Dal padre, appunto, ebbe il gusto delle cose d'arte, il culto appassionato, ma come appassionato? Non è appassionato, sì, ma appassionato della bellezza, il paradossale disprezzo dei pregiudizi, vedete la moralità, no? Che l'avidità del piacere. Questo è proprio Wilde, secondo me, D'Annunzio ha rubacchiato quella. Adesso passiamo al padre, no? Perché talis pater, talis filius. Questo padre, visto che D'Annunzio, io faccio pure io il D'Annunziano, questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, quindi il padre era stato giovane quando ancora nel sud dell'Italia c'erano i Borboni, prima dell'unità d'Italia, sapeva largamente vivere, beh, te vedo che ha un sacco di soldi, quindi sapeva vivere bene. Aveva una scienza profonda della vita voluttuaria, cioè. Se c'era un piacere che non l'aveva ancora provato, lo provava. Insomma, quindi aveva grande esperienza nei piaceri, nella vita, nel godimento dei piaceri della vita. E insieme una certa inclinazione byroniana al romanticismo fantastico. Byroniana da Byron, uno dei romantici inglesi. Quindi mente anche aperta all'immaginazione, alla fantasia. Padre, lo stesso suo matrimonio, ecco. Era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. Esagerato. Quindi egli aveva turbato e travagliato in tutti i modi la pace coniugale. Nel senso che questo matrimonio è avvenuto nel fuoco della passione di questo padre per questa donna, poi però praticamente si era tradotto in una serie di adulteri, cioè di tradimenti, no? Del padre di Andrea nei confronti della moglie, cioè della madre di Andrea. E quindi alla fine questa donna, poveraccia, arrivederci. Finalmente si era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliolo, viaggiando con lui per tutta l'Europa. Ecco, quindi come è andata a finire questo grande matrimonio, nella separazione dei due, e stranamente Andrea fu affidato al padre, forse aveva più soldi, no, rispetto alla madre, e l'ha educato alle cose che cui credeva e l'ha portato in giro per tutta Europa. L'educazione di Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto sui libri, guardate come è scritto sui, su i, quanto in conspetto delle realtà umane. Cioè, traducendo in maniera più normale, non ha studiato sui libri, no? Ha imparato le cose sui libri, ma sperimentandolo, cioè facendo esperienze che il padre gli faceva fare. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall'alta cultura, ma anche dall'esperimento. E in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Quindi questo povero Andrea, come dire, subisce il plagio, no, da parte del padre che lo influenza pesantemente. Diventa una specie di doppio, no, del padre. Solo che il padre è un uomo forte, e lui, poverino, che già caratterialmente, come si dice tra poco, non c'ha tanta forza morale, è travolto. Fin dal principio egli fu prodigo di sé. Cioè, si spese in tante esperienze, poiché la grande forza sensitiva, cioè la sensibilità, od egli era dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. C'è voglia di vivere pure Andrea, no? D'altra parte il padre gli dice di fare così e quindi si spende, no? Ma l'espansione di quella sua forza era la distruzione in lui di un'altra forza, della forza morale, che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Come stava venendo fuori questo loro Andrea? Cioè, uno che è contagiato dal padre, però chi è lui? Boh, questa forza morale che man mano che fa esperienze insieme al padre, piano piano si riduce, poi alla fine, ma chi è il vero Andrea? E questo è il problema. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzione progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere. Quasi una progressiva rinunzia, e che il circolo gli si restringeva sempre più d'intorno, inesorabilmente, sebbene con lentezza. Cioè, sta crescendo, volendo essere una specie di brutta copia del padre, no? Cioè, chi è però lui? Non lo sa, non lo sa. E quello che gli succede poi, nell'età adulta con quelle due donne, è una dimostrazione, no?
qui la cosa buffa che vi propongo di fare è, vi ricordate come è presentato Padron Tony attraverso delle frasi? Qui guardate come sembra quasi così, una specie di scherzo di D'Annunzio, no? Guardate le frasi portanti che rivelano una visione del mondo del padre di Andrea, no? Che gliele diceva spesso così. Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale, cioè questa frase, questo slogan: bisogna fare la propria vita come si fa un'opera d'arte. Questo forse sarebbe stato d'accordo pure Wilde, no? Bisogna che la vita di un uomo di intelletto sia opera di lui, la superiorità vera è tutta qui. Cioè, costruirsi una vita come se fosse un capolavoro artistico, quanto di più lontano dall'autenticità, no? Dalla sincerità. Anche il padre ammoniva: bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell'ebbrezza. Cioè, il piacere spesso ci elimina, no? In certi momenti la nostra lucidità, ci lasciamo andare. Sbagliato, dice il padre, anche in quei momenti qui, in cui proviamo un piacere devastante, dobbiamo continuare ad essere lucidi, perché nella lucidità c'è la nostra libertà. Sentite, qui c'è proprio una specie di slogan pubblicitario, in latino però. La regola dell'uomo d'intelletto, eccola: abere, non aberi. Cioè possedere, non essere posseduto. Quindi essere sempre padrone di se stesso, anche nei momenti in cui, che ne so, durante un rapporto sessuale, no? Uno si fonde nell'altro, no? Bello è quello, no? No? Perché così rinunci al possesso, no? Sei posseduto dall'altro. Anche, diceva, sentite, sembra di sentire Verga, no? Certo, sono frasi che Padron Ntoni manco se le sognava, però anche, diceva il padre, il rimpianto è il vano pascolo di uno spirito disoccupato. Quindi non bisogna avere rimpianti, bisogna fare tutto quello che ci va di fare. Bisogna soprattutto evitare il rimpianto, occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni. Immaginazione, non è un errore, eh? Non è me solo. Ma queste, adesso dice giustamente la voce narrante, ma tutte queste frasi, no? Ma che effetto facevano a sto povero ragazzo? Ma queste massime volontarie, che per l'ambiguità loro potevano anche essere interpretate come alti criteri morali, ma invece non erano alti criteri morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, cioè, la cui potenza volitiva era debolissima. Quindi fa brutto effetto, tutta sta roba danneggia quel pochissimo di personalità che Andrea poteva avere. Cioè, viene, come ho detto prima, no? Completamente influenzato. Qui D'Annunzio sembrerebbe dire negativamente dal padre. Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell'animo di Andrea, il seme del sofisma. Che è il sofisma, ragazzi? Un ragionamento complicato, cioè che riesce a complicare anche le cose più semplici. Questo fa parte di questo scenario che si presenta già. Cioè, come sarà da grande Andrea? Uno che non si scopre mai, no? A bere non a beri, non sarà mai sincero né con se stesso né davanti agli altri. Uno che reciterà sempre, ok? Uno che si rifugierà sempre nel sofisma, nel ragionamento complicato per nascondere quello che è veramente. Ma chi è veramente? Boh, alla fine si perde, cioè, la sua personalità si perde. Il sofisma, diceva quell'incauto educatore, padre, perché incauto educatore? Perché ha fatto del male poi al figlio, no? È in fondo ad ogni piacere e a ogni dolore umano. Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore. Cioè, ragionamenti complicati non fanno che esaltare sia il piacere che il dolore. Il piacere e il dolore, vedete, si confondono. Forse, ecco qua, attenzione qui, forse la scienza della vita, sono sempre parole del padre, forse la scienza della vita, cioè saper vivere bene, sta nell'oscurare la verità, cioè quindi nel non scoprirsi mai, nel non rivelare mai i propri veri sentimenti, come si è. Questo va bene se uno già sa chi è, se tu già c'hai problemi della tua identità, è una catastrofe, no? La parola è una cosa profonda in cui per l'uomo di intelletto sono nascoste inesauribili ricchezze. I greci, artefici della parola, sono infatti i più squisiti goditori dell'antichità. I sofismi fioriscono in maggior numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso. Vabbè, qui c'è
sta visione particolare dell'antichità greca, no? In cui la parola, il saper parlare è quasi più importante del vivere, no? Per finire, un tal seme trovò nell'ingegno malsano del giovane un terreno propizio. A poco in Andrea la menzogna, vedete, non tanto verso gli altri quanto verso se stesso, divenne un abito così aderente alla conoscenza che egli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non poter mai riprendere su se stesso il libero dominio. Ma certo, è sincero con Elena. Boh, subisce soprattutto la seduzione, è facile questa donna. È sincero con Maria? Ma sa di no, perché poi vi ricordate quello che succede nell'ultima scena, no? La scena dell'amore con la parola Elena che galleggia nell'aria. Quindi non si è mai scoperto, anche queste donne che l'hanno travolto, ma lui, grazie a questa debosciata educazione del padre, le ha vissute, no, queste storie in maniera insincera, non autentica. Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo a 21 anni, pensate, rimase orfano a 21 anni, signore di una fortuna considerevole, beh, meno male, gli ha lasciato un'eredità notevole almeno, distaccato dalla madre perché non l'ha mai più vista, conosciuta, in balia delle sue passioni e dei suoi gusti. Rimase 15 mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze con un amante antico ed egli venne a Roma per predilezione. Ha sentito parlare di Roma e diceva, forse... saltiamo tutta questa descrizione bellissima, tra l'altro, della Roma che piace a Andrea. Che vi aspettate? La Roma dell'Impero Romano? No, la Roma del Rinascimento e del Barocco, quindi che ne so, Piazza di Spagna piuttosto che il Colosseo, non so, Palazzo Barberini piuttosto che il Foro Romano. Ecco, questo gli piace. La Roma del centro storico, quello però più recente, tra virgolette. E guardate qui, in casa della Marchesa d'Ateleta, sua cugina, sopra un albo di confessioni mondane, sì, questo è un giochetto che si faceva in quegli ambienti, no? Un libro e quando c'era una festa ognuno scriveva qualcosa, qui però c'è uno spunto, accanto alla domanda che vorreste voi essere, il giochetto è questo, c'era scritto chi vorresti essere se non fossi te stesso, lui scrisse, egli aveva scritto principe romano. Giunto a Roma sul finir di settembre del 1884, stabilì il suo home nel Palazzo Zuccari, che esiste, se andate a vederlo, nel Palazzo Zuccari alla Trinità dei Monti, quindi proprio sopra Piazza di Spagna, su quel dilettoso tepidario cattolico dove l'ombra dell'obelisco di Pio VI segna la fuga delle ore. Non so se ci avete mai fatto caso, Piazza di Spagna la conoscete, credo, a Barcaccia, la gradinata... Quella chiesa con due campanili e Trinità dei Monti, e insomma, davanti alla chiesa c'è un obelisco egizio che i romani portarono dall'Egitto. Ai tempi di cura di D'Annunzio segnava le ore come una meridiana. Quindi forse qui è più comprensibile quello che ha detto. Passò tutto il mese di ottobre tra le cure degli addobbi. Poi, quando le stanze furono ornate e pronte, ebbe nella nuova casa alcuni giorni di invincibile tristezza. È sempre qualcosa che rompe un po'. Da buon esteta lui ha arredato questa casa un gusto notevole, però finito, invincibile tristezza. Era un'estate di San Martino, una primavera dei morti, grave e soave, in cui Roma andaggiavasi tutta quanta d'oro, come una città dell'estremo oriente, sotto un ciel quasi latteo, diafano, come i cieli che si specchiano nei mari australi. Voi ovviamente colmate questi miei gesti così, leggete da soli. Avrebbe al fin trovato la donna e l'opera capaci di impadronirsi del suo cuore e di divenire il suo scopo? È un giovane, ancora giovane, 21 anni. Non aveva dentro di sé la sicurezza della forza né il presentimento della gloria o della felicità. Tutto penetrato e imbevuto di arte, non aveva ancora prodotto nessuna opera notevole. Avido di amore e di piacere, non aveva ancora interamente amato, né aveva ancora mai goduto ingenuamente. Quindi è ancora alle sue prime armi, sia dal punto di vista artistico, sia dal punto di vista, come dire,
sentimentale, amoroso, diciamo così. Un attimo che, se no perdo il controllo del mio mezzo. È entrato in riserva, quindi scusate. Ultime righe, abbiate pazienza. Presto, presto. Nel tumulto delle inclinazioni contraddittorie, egli aveva smarrito ogni volontà ed ogni moralità. La volontà, abdicando, aveva ceduto lo scettro agli istinti. Il senso estetico, appunto, sottilissimo e potentissimo e sempre attivo, gli manteneva nello spirito un certo equilibrio, così che si poteva dire che la sua vita fosse una continua lotta di forze contrarie, chiusa nei limiti di un certo equilibrio. Cioè, beh, in fondo anche il fatto che lui si innamori di due donne così diverse, no? Nel corso del romanzo, cioè, è un uomo dei contrasti, no? Gli uomini di intelletto, educati al culto della bellezza, conservano sempre, anche nelle peggiori depravazioni, una specie di ordine. La concezione della bellezza è, dirò così, l'asse del loro essere interiore intorno al quale tutte le loro passioni gravitavano. E qui poi si interrompe la digressione, quindi riattacchiamo con la scena dell'attesa di Elena. Vabbè, quindi questo piccolissima esplorazione dell'analisi, no? Inevitabile, analisi del testo. Vabbè, sulla condanna della democrazia l'abbiamo già vista, intesa come prevalere di classi sociali che con la bellezza non hanno niente a che vedere, e che gli ha trasmesso il padre, l'abbiamo visto, no? L'avidità del piacere, cioè la ricerca del piacere a tutti i costi, no? In effetti, e quasi geneticamente, no? Tratta dall'educazione del padre, ma anche all'appartenenza della famiglia Sperelli, che ha sempre dato alla luce gente di questo tipo. La vita come un'opera d'arte, questo l'abbiamo già sentito dire in Inghilterra da un certo signore Wilde, e vedete, ovviamente nessuna spontaneità, nessuna genuinità. Questo è proprio l'ABC. Cioè non bisogna scoprirsi, bisogna essere sempre molto controllati nell'esporsi, no? Quindi l'autoinganno anche, no? Il fatto che poi la prima bugia la dici a te stesso, ma chi sei? Se ti comporti sempre come se fossi un attore in scena, ma alla fine chi sei? Non si capisce. Quindi e qui c'è importante, no? Vita e verità sono incompatibili secondo questo criterio, no? Cioè godersi la vita e dire la verità anche su se stessi e agli altri non va bene, insomma, no? E quindi vedete, avete visto, abbiamo detto palesemente a un certo punto, l'ho letto, per vivere bene bisogna nascondere la verità. Vabbè, la cultura raffinata esce fuori anche da D'Annunzio, no? Perché quello che non abbiamo letto noi sui posti, sui luoghi amati da Andrea, ovviamente dimostrano una grande conoscenza anche artistico-culturale della Roma, della Roma di quel tempo da parte di D'Annunzio, questo lo sappiamo. Ecco, l'unica cosa che per salutarci vorrei che venisse fuori, insomma, quando li leggerete questa roba, è che apparentemente D'Annunzio chiaramente scrive questo romanzo come se fosse l'alter ego di Andrea Sperelli e viceversa. Però in realtà già da quello che abbiamo sentito dire in questo primo capitolo, anzi questo secondo capitolo, c'è una critica al personaggio. Cioè praticamente il fatto che, lo dice a un certo punto molto esplicitamente, no? Il fatto che il personaggio sia condannato a questo punto, grazie all'educazione paterna ricevuta, a non essere mai sincero né con se stesso né con gli altri, ecco, vedete qui l'ho sottolineato, preannuncia già la catastrofe del personaggio che poi abbiamo letto, no? In quella citazione molto breve ma significativa dell'ultimo capitolo, no? Cioè preferirebbe morire, no? Piuttosto che assistere allo smantellamento della casa di Maria, gli lascia un vuoto, no? Questa cosa come è andata a finire, quindi addio esteta, no? Cioè praticamente, se mi perdonate la semplificazione così, però per voi è più semplice. Il piacere è un romanzo sull'estetismo, senz'altro, però è anche il romanzo che segna la crisi dell'estetismo, almeno la crisi di un esteta. Cioè, ma sta vita così, fighissima, ok, però siamo sicuri che la sto vivendo con la pienezza del mio io? Ma chi so io? Se recito sempre, non si capisce. E infatti il fallimento sentimentale sembra ormai
evidente, sia con Elena che con Maria. Fine! Bello l'annunzio, eh?